À côté, c'est sanctionné par une minute de pénalité. Une minute, c'est un handicap très très lourd qu'il faut récupérer après. Voilà, une des favorites, mais elle a raté son premier passage au tir. Diesel, l'Allemande. Ursula Diesel qui a terminé 3e en Italie, qui est 5e de la Coupe du Monde actuellement, qui a raté son premier passage au tir mais qui vient de réussir le 2e. Les filles qui arrivent très très doucement, on respire, on se calme pour pouvoir se concentrer et bien sûr avoir un bon résultat. Écoutez, voilà. Libera per Fauner et per Albarello. Seguiamo Ursula Diesel, vedete? Doppia serie perfetta in precedenza, ultima serie di tiri da posizione in piedi, respira, è un po' in difficoltà, è una delle favorite per le medaglie, tedesca naturalmente. Primo tiro potrebbe averlo sbagliato, siamo arrivati su di lei un po' in ritardo. Terzo centrato e l'ultimo glielo fanno vedere proprio da vicino, almeno a noi, lei lo vede sempre piccolo piccolo, è molto lontano, un errore in questa ultimissima serie per Ursi Diesel. Dopo 3 chilometri il piazzamento migliore è ancora quello della tedesca. Ha centrato ora il quarto. Tre errori di Diesel, ora sta per arrivare al traguardo. Miglior tempo per uscire Diesel, vi dicevamo che uno sta dimostrando anche con queste incertezze nella ultimissima serie di tiri. Non riesce proprio. Respira, sbaglia. Chiaro che più ci si pensa e più si è incerti e meno probabilità si hanno poi di centrare il bersaglio. Due errori incredibili per un atleta esperta come la Rezzoma, altissimi, vedete, ha centrato il quarto tiro. E non ce la fa proprio a sparare il quinto, è una sofferenza per tutti. Respira, si concentra in apnea, fuoco, sbagliato, non c'è niente da fare, quando si infila la serie infelice si va con 10 e 41, linea Gobbo. Sì Santini, abbiamo uno dei tecnici della squadra, Fabio Manfredini, che ha anche il compito di assistere dal punto di vista di tiri, ha centrato il quarto colpo, le rimane soltanto l'ultimo, ha sbagliato l'ultimo tiro, quindi un errore anche per Anne Brion. La Harvey, abbiamo detto, è la Mizerski, conosciuta nel firmamento del biathlon mondiale da molti anni come Mizerski, una delle plurimedagliate, 2 d'oro, 2 d'argento, 2 di bronzo, in questo caso però a Ze Bedar, la canadese Miriam Bedar, decima in Coppa del Mondo. E vedete che sta centrando con grande sicurezza i suoi bersagli, una buona, anzi ottima regista, ha sbagliato un colpo, ecco finalmente compare anche sullo schermo, temevamo che fosse trascurata come nella prima serie di tiri dove avete accusato 2 errori, ha centrato il secondo tiro, ha centrato il terzo tiro, peccato per il primo errore di questa seconda serie, anche sbagliato purtroppo anche il quarto. Quinto tiro. Centrato, è entrato di poco, 2 errori, tuttavia Anne Brion. Apparemment elle a manqué encore une cible. Il faut à tout prix qu'elle réussisse la dernière. La dernière cible réussie, elle repartira avec 1 minute de pénalité. Bon temps de passage, mais elle ne pouvait plus avoir d'erreur. Harvey. Harvey qui est en train de galérer là dans ce dernier tir, elle s'accroche, elle se reprend. Déjà 2 fautes au tir, c'est beaucoup. Voilà, 2 fautes au tir. Il est deuxième du championnat du monde en 93. Il tient très très bien sa carabine. Et qu'on a une médaille de bronze à Albertville sur cette distance. Parfait. La dernière. À gauche. À gauche, à 9h à peu près, vous avez vu. Ça va très bien. Voilà, c'est parfait. Elle a su réussir un sans faute quand il le fallait. Vous voyez Gérard.
une forte fille, très très forte dans sa tête. Troisième à Albertville sur cette distance. Si elle ne fait pas d'erreur au tir, elle sera en tête. Elle est bien. Elle sera même nettement en tête si elle réussit ce cinquième tir. Oui. Et elle le réussit. Elle sera nettement en tête devant. On a pu arriver en tête donc au moment. Après... Pour se concentrer uniquement sur la course et sur les éléments techniques. C'est une des, je dirais, des difficultés du biathlon à pouvoir s'extraire de tout l'environnement pour se concentrer précisément, focaliser sur la cible, sur les éléments de visée. Voilà, d'une certaine façon, vous savez, c'est aussi rassurant, Yvon, car finalement, les Italiens sont aussi humains. Ils peuvent rater des épreuves de Jeux Olympiques. Jusqu'à présent, ils font des merveilles partout en ce qu'ils font. Et bien là, aujourd'hui, et c'est tant pis pour elle, évidemment, mais Nathalie Santerre a repris une dimension humaine pour toute la colonie italienne ici. Elle est deuxième de la Coupe du Monde cette année. Elle a terminé troisième de cette épreuve au championnat du monde l'an dernier. Et voilà Parumigiana qui est peut-être médaillée aujourd'hui. En tout cas, elle vient de devancer Bersaglio. Buono anche il secondo. Terzo bersaglio centrato. Impiega un po' a sparare, ma finora almeno è stata precisa. Ora respira. Sbagliato questo colpo. E anza per le Olimpiadi. Con un solo errore, ora vediamo il suo tempo di fondo, lo vedete scorrere ed è ancora molto buono, molto competitivo. Ha centrato con grande sicurezza i primi due colpi. Anche il terzo. Ha sbagliato il quarto colpo. E il quinto. Centrato perfettamente. Per Ambedar davvero un rovino di marcia più che accettabile. Si congratulano e alla Mio Gre, quindi i ritocchi che per Anne Briand, vedete che mancano soltanto pochi colpi di racchetta e poi la francese è sul traguardo, segna il miglior tempo con 22 secondi di vantaggio su Ushera anche di bronzo, in quanto vedete addirittura ecco il minuto netto di vantaggio. A questo punto se la Briand non avesse sbagliato un tiro avrebbe vinto il titolo olimpico. La Bedard invece, grazie ad una maggior precisione, proprio grazie a questo tiro in più che non ha sbagliato con soli due errori, vince il titolo olimpico. Quindi